Benvenuti alla rubrica A domanda risponde. L'argomento di cui parleremo oggi è la malattia dei docenti. Rispondiamo alla prima domanda arrivata in redazione su questo argomento. Nel periodo di malattia di un docente, la visita fiscale può ripetersi più di una volta durante l'evento morboso? La risposta è sì, le visite fiscali possono essere ripetitive nell'arco dello stesso evento morboso. Le visite fiscali possono essere richieste tutti i giorni, compresi il sabato, ma anche la domenica e i festivi, anche in sequenza ripetitiva nella stessa giornata o in giorni diversi dello stesso periodo di malattia. Andiamo alla seconda domanda. Se il certificato di malattia di un docente copre dal lunedì al venerdì, poi sabato e domenica invece la scuola è chiusa, cosa succede se il docente continua il decorso della malattia a partire nuovamente dal lunedì successivo? Beh, in tal caso il sabato e la domenica sono computati come evento di malattia, dunque vanno certificati anche il sabato e la domenica. E infatti c'è un parere dell'ARNA che le giornate di sospensione dell'attività didattica o di chiusura della scuola, comprese tra due periodi di malattia, si considerano come un unico periodo di assenza per malattia, se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa del servizio. Andiamo alla terza e ultima domanda della rubrica A domanda risponde. Un docente precario di quanta malattia dispone in un anno scolastico? Beh, intanto dipende dalla tipologia del contratto del docente precario. Se ha un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro, ha diritto a un mese di assenza di malattia pagata al 100% e nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo, fino a 9 mesi, ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. Se invece il contratto è di supplenza breve, e dunque non annuale o fino alla fine al termine delle attività didattiche, dunque si parla di supplenze brevi, anche i supplenti Covid che terminano prima del 30 di giugno, invece hanno diritto a un solo mese di malattia pagata al 50%. Continuate a seguirci in questa rubrica che andrà in onda sempre il mercoledì, seguiteci nei nostri canali social Facebook e soprattutto nel canale YouTube. Un saluto a tutti quanti.